Allora, salve a tutte ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare uno dei video che preferisco di più in assoluto, che è quello sulla mia spesa. Sono praticamente circondata dalla spesa perché ho da poco fatto, cioè sono appena tornata dal Lidl, ho fatto la spesa e quindi queste spese così grandi non si fanno mica tutti i giorni, quindi ho deciso di fare il video. E non mi ricordo però i prezzi di tutti perché ho perso lo scontrino, quindi vagamente ricordo il prezzo di qualche cosa, però comunque vi faccio vedere a prescindere che cosa ho preso. Non fate caso ai miei capelli perché oggi non ho deciso di avere niente proprio. Allora, iniziamo subito con le cose magari più ingombranti, tipo questo, che è un ammorbidente al profumo di tipo muschiato, tipo di fiori, ed è da 4 litri. E pagato 1,70 euro, 1,80 euro, e devo dire che per 4 litri conviene tantissimo, anche perché c'era quello da 1 litro che costava 1 euro. Per 4 litri ho deciso di prendere questo qui, alla fine diciamo mi conviene di più. Poi due Coca-Cole, queste qua da mezzo litro, da 6 bottiglie ciascuna, ne ho prese due cassettine, e ho preso queste piccole perché questa è la seconda. E ho preso queste piccole perché comunque con quella grande si fa tanto spreco e quindi dopo un po' si sgrappa, quindi non ha senso comprare quelle grandi. Magari per qualche bottiglia sporadica, se viene qualcuno a trovarmi, perché mica, quindi magari ecco, do quella originale, però alla fine per me va benissimo questa. Poi ho preso quattro di queste panne da cucina. Adesso 4 di queste panne da cucina che io e mia cugina utilizziamo molto perché sperimentiamo ricette a caso e quindi ne facciamo largo utilizzo. Poi ho preso queste qui, 4, che sono la pasta sfoglia della linea Chef Select, perché sono diverse linee lì, la linea Deluxe. Insomma, tante linee, questa qui perché a me piace fare la pasta sfoglia con il würstel, con il pomodoro würstel e mozzarella, oppure la variante würstel salame spagnolo, oppure prosciutto salame spagnolo pomodoro. Insomma, vengono delle cose veramente sfiziose, anche magari per un aperitivo. E fare delle piccole monoporzioni è veramente una cosa molto carina. E questi qui erano sconto a 65 centesimi l'una, quindi queste 4, perché non si sa mai, visto che sono le feste, comunque ne approfittiamo per fare scorta. Poi ho preso questo qui, che è la pasta, sempre un chilo con il bottiglione, non mi ricordo il prezzo, però penso sui 73 centesimi. Poi vado un pochino a casa perché non so come di più niente. Succhi di frutta, queste qui della linea Sole Vita, sono buonissimi. Ho preso uno di pera, ce ne sono 6 dentro. Poi due alla pesca. E uno solo, mi pare, sì. Uno all'albicocca. Poi ho preso questo qui che è un gel mani per insomma il sapone liquido per lavare le mani alla frutta della passione e al cocco, un odore che non vi dico. E questo qui è da mezzo litro, costa 1 euro qualcosa circa. Ah, ho dimenticato di farvi vedere questi prima che magari si rompino, che sono gli spumanti il Pinot Chardonnay, uno per le feste, uno per un compleanno importante che ci sarà domani, e quindi era uno sconto 1 euro e qualcosa, quindi l'ho preso. E due confezioni di pesto, questi qui mi pare che siano non so se sono con l'aglio, no, sono senza aglio purtroppo, no, uno con l'aglio e uno senza aglio, c'è anche scritto qui, intelligente che sono. Due porzioni di pesto. Poi ho preso questa qui che è una crema corpo al melograno da 400 ml,
che utilizzerò proprio pure per i capelli, costato 1,99 euro, ha l'odore buonissimo. Di solito le creme corpo non riesco a finirle tutte, quindi magari l'alterno anche un po' per il corpo, un po' per i capelli, come styling dopo lo shampoo. E inoltre ho preso finalmente il mio tanto amato e adorato olio di mandorle dolci della Forsan. Questo qui è pure 100% e appunto quello bio originale. Non so quanto l'ho pagato perché era l'ultimo e tanto lo desideravo che l'ho preso, quindi per me può essere costato anche 5 euro, 6 euro, non lo so perché l'ho preso. Non ho più lo scontrino, quindi non mi so dire. Poi delle confezioni di questo Speck Alto Adige IGP. Sono comodi in questa confezione perché magari non si fa spreco, non va male, quindi le confezionate da 100 grammi ciascuna. Un'altra di scottiglioni da 1 kg. Poi ci sono tre confezioni di merendine, queste qui al latte, 60 centesimi l'una mi pare, ne ho prese tre. Io le mangio solo a colazione con il latte, con lo yogurt. Poi tre confezioni di sugo Barilla, di ragù Barilla alla bolognese, quello da 400 grammi, pagato 1,80 euro, 1,70 euro circa, e ne ho presi tre perché per le emergenze, così magari uno non ha voglia di cucinare, c'ha più sugo, si fa quello. Poi quattro confezioni di tortellini con mortadella e parmigiano reggiano, questi qui sono da 250 grammi, sono buonissimi, non sono duri e sono veramente molto morbidi. 1,90 euro ciascuno, però sono buoni e ce ne sono 250 grammi, sono fantastici della linea, diciamo, italiano, pasta italiana. E sono fantastici. Poi due confezioni di pastina piccola stellina, che mi faccio con il dado, con il formaggino, con l'omogenizzato. Due confezioni di lasagna, da mezzo chilo ciascuno. Non so di preciso quante sfoglie ci siano, però non c'è scritto. No, non c'è scritto, però comunque è mezzo chilo ciascuno. Poi 4 confezioni di latte, latte sola che era in offerta, 2 e 2, 4, appunto era in offerta. E poi ho preso, giusto per finire, questo qui che è il prosciutto cotto, visto che l'altro è quello così, incartato così, scadeva troppo presto. Ho deciso di prendere questo qui che conveniva di più, era 1,90 euro ed è da 400 grammi. E questo qui per i toast è buonissimo, anche perché noi abbiamo l'affettatrice, quindi lo possiamo anche affettare, non è un problema. E infine, per terminare, questo qui che è il grana padano stagionato 14 mesi ed è da 700 grammi, pagato 6,61 euro. Comunque questo qui è sottovuoto, quindi un frigo può stare perfettamente senza problemi. E niente. Ah, infine ho preso questo qui, se volevo dimenticare, che è le bustine di cioccolata per fare la cioccolata. Pagate 1 euro e qualcosa circa. E niente, non dimentico nulla. Non dimentico nulla. E questo è il video della mia spesa. Adesso vado a riordinare tutto in casa, in cucina. E spero che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto prima, nel video precedente sto tornando, quindi con calma sto girando, modificando e caricando i video. E quindi io vi mando un grosso bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!